Purificamo, Signore. Purifica con la potenza della tua misericordia la mia vita, perché sia la vita del Figlio tuo, Padre del cielo, che fai scaturire dal costato di Cristo l'acqua viva per purificare. Concedi che questa mattina quest'acqua come un fiume inondi la nostra vita e ci purifichi. Abbiamo bisogno di purificazione, noi che ci imbrattiamo lungo il cammino della vita. Abbiamo bisogno di quest'acqua che mondi la nostra mente dei pensieri malvagi, mondi il nostro cuore da sentimenti immondi, purifichi i nostri sensi e la nostra vista, i nostri occhi, le nostre labbra. Tu ci dici: purificatevi, lavatevi, uscite, venite a me, prostratevi davanti a me e supplicate, perché io voglio un popolo buono e un popolo santo, non un popolo immondo. O Signore, purificaci con l'acqua del tuo costato. Signore Gesù, allarga il tuo cuore e dal tuo cuore esca l'acqua viva che mi purifichi in questo momento. Io pongo le mie intimità davanti a te perché siano tutte purificate dai peccati. Vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù, vieni a purificare il tuo popolo, Signore. Accetta l'incenso e il profumo del mio amore, del mio desiderio di servirti. Profumo, Signore, con la tua presenza quest'aula, perché vi inabitino gli angeli santi mentre noi celebreremo il santo sacrificio della messa. O angeli santi, che con i turiboli date incenso in cielo al trono dell'Altissimo, venite anche qui e assistete a questa cerimonia, a questo incenso che noi offriamo. Unite l'incenso della vostra preghiera, l'incenso delle preghiere dei santi al nostro incenso, e sia lode, gloria, potenza e onore a colui che siede nei secoli, all'agnello immolato che siede sul trono. A lui sia lode, gloria, onore e benedizione, e da tutta la terra che si elevi a lui l'oblazione pura e monda, e a lui che si elevi il canto di ringraziamento, l'Eucaristia, per tutti i benefici della creazione, della redenzione, della santificazione. Lode, gloria, onore a te, o Signore. Siamo alla vigilia della Quaresima e vogliamo supplicare Dio di rafforzare così le nostre membra per la battaglia. Domani la Chiesa ci ricorderà la triplice tentazione di Gesù. Anche noi siamo chiamati a cimentarci col grande nemico, di cui non possiamo ignorare l'esistenza e non possiamo ignorare la lotta che ci muove. Voler chiudere gli occhi al nemico e soccombere alle sue insidie e entrare nelle sue trame. Ecco perché Pietro ci esorta: siate attenti, vigilate nella sobrietà, perché il nemico, come leone ruggente, gira attorno a voi cercando chi divorare. Ma voi resisterete forti nella fede. Dobbiamo perciò prendere le armi del combattimento, perché la vostra battaglia, ammonisce Paolo, non è tanto contro la carne e il sangue, quanto contro il principe di questo mondo e tutte le potenze dell'aria. Prendete pertanto lo scudo della fede,
prendete l'elmo della salvezza, la corazza, cingete i fianchi con la cintura della verità, mettete lo scudo e la spada a posto, combattete nello Spirito Santo e pregate. Fratelli e sorelle, la lotta per il cristiano è il pane quotidiano. Coloro che vivono in Cristo Gesù debbono crocifiggere i vizi e le passioni. Ecco un primo grande nemico che si para davanti, il primo grande alleato del maligno. Coloro che vivono in Cristo Gesù subiranno persecuzioni dal mondo, ma confidate figli, io ho vinto il mondo. Se il mondo odia voi, state contenti perché prima ha odiato me. Voi non siete del mondo. Ecco il secondo grande nemico. Ed ecco il nemico numero uno, Satana, che ci gira attorno. E contro questi tre grandi nemici alleati, uno interno, l'altro esterno, due visibili, l'altro invisibile, che noi abbiamo una lotta tremenda. E questa mattina nella preghiera dei fedeli vogliamo pregare il buon Dio perché ci dia forza contro i nostri nemici. Diciamo in un'antifona: dammi, o Signore, forza contro i miei nemici. Signore, dammi forza contro il maligno che mi insidia in tutte le maniere. Dammi forza contro il mio nemico, contro Satana e tutti gli spiriti diabolici. Dammi forza, Signore. Dammi forza, Signore, di resistere alle tentazioni che il nemico mi pone di andare ad altre strade. Dammi, o Signore, la forza di sconfiggere il nemico che mi tenta di salire le scale di maghi e fattucchieri. Dammi la forza, Signore, di resistere al maligno quando mi tenta di allontanarmi da Dio. Signore, dammi forza contro il nemico quando mi tenta nell'allontanarmi da Dio. Dammi forza, Signore, contro il mondo che mi sta attorno. Dammi forza contro la concupiscenza degli occhi. Dammi forza contro la concupiscenza della carne. Dammi forza, Signore, contro la superbia della vita. Signore, tutti i miei nemici sono molti, si sono moltiplicati, ma tu sei con me, o Signore. Dammi la forza del tuo Santo Spirito. Vieni adesso, Signore Gesù, a combattere con me, perché io possa vincere tutti i miei nemici. Adesso cantiamo il canto dello Spirito, contro tutte le forze del nemico, contro tutti i protagonisti visibili e invisibili, contro le forze delle tenebre, contro le forze della carne, contro le forze mondane che si premono da ogni parte. Cantiamo il corinà tutti. Thank you.
Signore, ti preghiamo, rafforza la nostra fede. Fratelli e sorelle, è la fede che conta. Resistete saldi nella fede. Fede che significa fiducia nel Signore e fedeltà al Signore. Una fede che sia dono di Dio, ma anche impegno del cristiano. Se la vostra fede fosse come un granellino di senapa, spostereste le montagne. Eppure montagne noi non abbiamo spostate. Chiediamo al Signore l'aumento della fede, perché in misura della fede che noi piacciamo a Dio, il mio giusto vive di fede. Chiediamo al Signore l'aumento della fede. Signori, accresci la nostra fede. E noi supereremo tutte le difficoltà. Signori, accresci la mia fede. Ed io sradicherò gli alberi e le montagne che si oppongono al mio cammino. Io vincerò tutte le difficoltà e mi incontrerò con te, che sei la mia forza. Signore, aumenta la mia fede. Dammi la fede di Abramo, la fede dei patriarchi, la fede di Maria, nostra madre, la fede di tutti i santi. Ed io vincerò tutte le battaglie. Signore, aumenta la mia speranza. Dammi il distacco dalle cose terrene, che io vedi i beni celesti e mi attacca ai beni futuri. Fa che io disprezzi la carne, disprezzi il mondo, disprezzi il denaro, disprezzi la gloria di questo mondo e attacchi il mio cuore a te e i beni celesti che tu mi prometti. Signore, io guardo al futuro, aumenta la mia speranza, metti le ali alla mia vita, fa che io non cammini qui sulla terra, ma cammini per il cielo, dove tu mi attendi. Aumenta, Signore, la mia speranza, aumenta, Signore, il mio amore. Signore, la mia fiamma si spegne. Non ho tanti amore per te. Signore, dammi l'amore per te. Ti voglio amare con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Aumenta il mio amore, oh Signore. Fa se ti ami sopra ogni cosa e disprezzo ogni altra cosa che si opponga a te. Signore, dammi l'amore per il mio prossimo. Fa che io vedi il tuo volto nel volto dei fratelli. Fa che io rispetti il mio prossimo. Che io lo aiuti in tutto il suo cammino. Fammi, oh Signore, la grazia di non offendere il mio popolo e di chiedere perdono al mio fratello. Fa che io non veda la pagliuzza nell'occhio del mio fratello, trascurando la trave che è nel mio occhio. Non escano dalla mia bocca parole di condanna, parole di disprezzo, parole di ingiuria per il mio fratello.
perché in ogni mio fratello ci sei tu, perché per ognuno di noi tu hai dato la vita. Ti chiediamo, Signore, di amarci gli uni gli altri, di amore sincero, aperto, senza finzioni, nella verità, perché tu sei verità. Gesù, tu sei morto per noi, tu ci hai lasciato la pace, tu ci hai detto il comandamento nuovo. E questo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Signore, l'amore ci guarda da ogni male, nell'amore c'è la vita, fa che viviamo in pace con te, in pace con il prossimo, fa che ci scambiamo in questo momento. Stai entrando dentro di noi. Ti preghiamo, Spirito Santo, prepara il posto a Gesù. O Spirito Santo, prepara il mio cuore a ricevere l'ospite divino. O Spirito Santo, se sei tu a preparare il mio cuore con gioia, il Dio fatto carne scenderà dentro di noi. O Spirito Santo, io invoco te perché sei tu a ricevere l'ospite divino dentro di me. O Spirito Santo, ricevi tu dentro di me Cristo Salvatore. O Spirito Santo, che prepara una buona dimora per il Figlio di Dio, fa che l'unione tra me e Cristo sia un'unione feconda, una unione vitale. Spirito Santo, che ci hai dato l'Eucaristia, prepara anche questo momento dell'ingresso, dell'unione di Gesù con l'anima mia, con il mio corpo, con tutto l'essere mio. Spirito Santo, io mi affido a te in questa operazione vitale. Uniscimi a Cristo, Signore. Spirito Santo, vieni dentro di me e con Cristo porta anche il Padre, secondo quanto ha detto lo stesso Gesù. Se qualcuno mi ama, se qualcuno lo Spirito, io e il Padre verremo in Lui e faremo abitazione in Lui. O Trinità divina, inabita dentro di me. O Trinità divina, viene ad abitare dentro di me. E quest'ostia, in cui c'è per mistero divino anche la presenza dello Spirito e del Padre, quest'ostia alimenti questa realtà dell'inabitazione divina dentro il mio cuore. Oh Gesù, io mi offro a te, ti offro questa mia dimora, vieni ad abitare in me, oh Signore Gesù, e vengo con te ad abitare dentro di me il Padre tuo e lo Spirito Santo. Ti consegno la mia indolenza, ti consegno la mia testardaggine, ti consegno la mia freddezza, ti consegno la mia malattia, ti consegno tutto il mio essere, oh Signore, rinnovami interiormente, ridammi la vita, Signore, tu sei la sorgente della vita, vieni, Signore Gesù, vieni, Signore Gesù, vieni, Signore Gesù, luce della mia mente, amore del mio cuore, vita dell'anima e del corpo, vieni, Signore Gesù. Io sono uno che passa in mezzo a voi, come uno che passa e che guarisce, come uno che passa e che consola, come uno che passa e scatena i prigionieri. Io passo in mezzo a voi, o voi tutti stanchi e affaticati, lasciatevi consolare da me, o voi tutti ammalati, lasciate che la vostra malattia io me l'assorba, e voi siate liberati, o voi tutti oppressi, voi tutti fasciati, influenzati dal grande nemico, guardate a me e sarete liberi, abbiate fede in me, io ho vinto il nemico, io ho vinto il mondo, io sono la resurrezione e la vita, e sono io che passo in mezzo a voi.
egli passò benedicendo, risanando, sottraendo al potere del maligno quanti erano sotto il suo dominio. O Gesù, tu sei sempre lo stesso. Questi tuoi figli sono quelli che ti hanno seguito nella grande tribolazione. Essi guardano a te come l'unica speranza. Non deludere, o Signore Gesù, le nostre speranze. Noi puntiamo gli occhi su di te. Tu sei la resurrezione nostra. Tu sei la vita nostra. Signore Gesù, guariscimi. Signore Gesù, liberami. Signore Gesù, sostienimi. Signore Gesù, dammi forza. Signore Gesù, mia figlia è ammalata. Signore Gesù, mio figlio è oppresso dal nemico. Signore Gesù, mio marito se n'è andato. Signore Gesù, mia moglie mi ha tradita. Signore Gesù, i miei figli mi hanno abbandonato. Signore Gesù, sono a carico di debiti e non so come fare. Signore Gesù, sono piombato in tanti guai e non so chi mi possa liberare. Signore Gesù, vieni, vieni dentro di me, vieni a casa mia. Signore Gesù, dammi aiuto, rinnovi in me la tua fede, in te la mia speranza. Vieni, vieni Signore Gesù, vieni a guarirmi, vieni a liberarmi. Uomo di Galilea, che passi e che tocchi, toccami Signore Gesù, toccami Signore Gesù. Uomo di Galilea, tocca la mia mente, il mio cuore, la mia carne. Vieni Signore Gesù.